Sui social aveva destato rabbia e indignazione il nuovo limite di velocità lungo la superstrada E78 nel tratto tra Bellocchi e Calcinelli. 70 i chilometri orari imposti a causa delle condizioni del fondo stradale ammalorato. Viste le lamentele da parte di molti automobilisti che usufruiscono di questa importante strada, il consigliere regionale dei Civici Marche, Giacomo Rossi, si è fatto avanti scrivendo una lettera di spiegazioni all'ANAS della Regione Marche. Nel giro di alcuni giorni poi ANAS ha risposto elencando i vari motivi della diminuzione della velocità e oggi la conferma dell'avvio dei lavori di sistemazione del manto stradale. Ho richiesto appunto un pronto intervento affinché questa situazione fosse appunto sanata e ho contattato ANAS in questi giorni e mi ha confermato, oltre al finanziamento per mettere a posto questo tratto di superstrada, anche appunto l'inizio dei lavori che saranno prossimi. Quindi, compatibilmente con le risorse che sono state messe, la strada praticamente sarà messa a posto e di conseguenza il limite dei 70 dovrebbe essere riportato ai 110, perché è il limite che si addice a una strada di grande comunicazione e di forte percorrenza come in questi tratti. Ecco, la E78 è l'infrastruttura più grande della nostra provincia, serve di fatto l'intera provincia ed è un'arteria che va sempre attenzionata. Per quanto riguarda le tempistiche, invece, quando inizieranno i lavori? Allora, ANAS mi ha comunicato che i lavori inizieranno a giorni. Quindi noi attenzioneremo questi lavori e seguiremo la vicenda fino alla fine degli stessi.